Salve. Oggi siamo qui per, indovinate un po', come avevo promesso nel video dove riparavo la macchina verde, ovvero la Mercury. Oggi ripareremo questa. Anzi, non la riparerò oggi perché ho ancora alcune cose da fare. Però intanto vi faccio vedere come va veloce, perché nel caso non riuscisse la riparazione, almeno sapete che bolide era. Allora, accendiamo il radiocomando. Accendiamo la macchina. E siamo pronti per partire, sempre che il volante e tutto funzionino correttamente. E beh, ecco che qui arriva il problema. Non so se sentite questo rumore molto sordo, ma non è per niente un rumore convincente. Per cui il guasto è lo stesso di quello che aveva la Mercury, per cui dovrei essere già pratico, diciamo, nel ripararla. Però non si sa, perché questa qui comunque è una macchina che mi è durata per tantissimo tempo. Pensate che ce l'ho da quando avevo circa 6 o 7 anni, e è una macchina un po' costosa che è veramente molto resistente e spero di non fare danni. Vabbè, si è scaricata. Bene, ho recuperato questi due simpatici cacciaviti e adesso iniziamo il processo di smontaggio. Ok, sarà più complicato del previsto, perché, cioè, io cerco un punto da dove iniziare a smontare, ma dietro sembra fatta di un pezzo unico. Diciamo che se già riuscissi a togliere la parte sopra, quella rossa, avrei più una panoramica su quello che ci sta sotto. Oh, ecco come è fatta a resistere in tutti sti anni, è tipo blindata, cioè. È molto ben fatta questa macchina. Ecco, lo fa di nuovo. Evidentemente mi costringe ad aprire il vano motore. Per quanto riguarda invece questo comparto, mamma mia, il treno deve passare sempre quando faccio i video. Per quanto riguarda questo comparto, stavo dicendo, penso che ci sia la scheda madre, tutto il sistema collegato alla batteria, quindi magari non vado a toccarlo se non c'è proprio bisogno. Però mi tocca aprire il vano motore. Sa che mi tocca smontare le ruote, perché se no non riesco ad accedere a questa vite qui. Solo che c'hanno questo piccolo bullone che va svitato, e vado a vedere se ho qualche attrezzo del genere. Ok, ho recuperato questo attrezzo, però in realtà non ci entra, per cui li sviterò con delle queste qui. Già ne ho tolta una, sono riuscito. E ho attaccato il bullone qui per sicurezza. E adesso provo a svitare anche l'altra. Pit stop. Bene, ora posso procedere con le viti. Bene, ho staccato il vano motore, che era la parte problematica. Questo qui per il momento non ci serve. Allora, concentriamoci su di lui. Perché non riesco ad aprire. Ah, ci sono altre due viti. Bene, ora apriamolo. Ok, il differenziale funziona bene, come vedete. Sinceramente stavolta non capisco cos'è che non vada, perché il vano motore è a posto, cioè non si è fuso niente come quello della Mercury. E per il resto gli ingranaggi, oh oh,
scherzavo. Questo qui è tipo rotto. Tutto continua, la ruota dentata, fino a qui che c'è un solco. Ruota dentata, solco, ruota dentata continua. Allora, ho lavato la ruota dentata. Adesso può darsi che lo vediate meglio. Però, ecco qui nel, con lo sfondo nero si vede meglio. Comunque, se guardate bene, ci sono proprio questi due solchi e sono in corrispondenza del motore, cioè nel senso hanno proprio la stessa apertura, vedete, della ruota dentata del motore. E ce n'è anche uno più piccolo qui poi, però questo non penso che sia grave. Mentre questi due invece, quando la macchina si fermava sopra al motore in questo modo, per farla ripartire, poi il motore, cioè, girava a vuoto e continuava poi a rompere ancora di più i denti della ruota dentata. Quindi meno male che sono arrivato adesso a ripararla. Che poi, tra l'altro, questo pezzo qui era il riduttore che collegava il motore al differenziale. Però il differenziale, se guardate, ha dei denti molto larghi, per cui a lui non gliene fregava niente che fossero rotti quei denti, cioè riusciva perfettamente comunque ad andare lo stesso. Solo che in realtà il motore, cioè il solco, in effetti l'ha fatto il motore, magari partendo troppo velocemente, e quindi per questo che bastava, ad esempio, dare una spinta alla macchina, perché in questo modo il differenziale faceva ruotare questo qui, che faceva posizionare il motore su una sezione differente della ruota in modo che potesse di nuovo girare, perché non c'era il solco. Poi però non so sinceramente cosa fare. Non lo so, perché la vedo dura trovare un altro pezzo come questo su internet. Anzi, in realtà, ora che ci penso, il differenziale comunque era su quest'altra ruota dentata, quindi gliene fregava ancora di meno. Cioè, era sulla ruota, perché in effetti è un riduttore, quindi se no non avrebbe senso. Però comunque non so, sospettavo che il danno fosse un danno più importante di quello della Mercury, perché comunque questa macchina mi è durata per tantissimo tempo e, come vedete, è blindata, quindi molto probabilmente questo qui è stato dovuto a un incidente, a una collisione frontale con qualcosa che ha fatto spostare il motore, ad esempio, magari più di là, di qua, in comunque posizioni anche di un millimetro, che però possono compromettere gli altri ingranaggi. Perché poi contate che questo qui, quando voi premete il grilletto, cioè quando io premo questo qui, l'acceleratore, accelera subito, per cui c'è le ruote, i denti sono sottoposti a grande sforzo perché devono subito supportare tutta la potenza che eroga il motore. Vabbè, ora decido cosa fare, poi vi aggiorno. Allora ragazzi, è passato un giorno e io ho deciso di ricreare i denti della ruota dentata con della colla a caldo e sembra riuscito il lavoro. Non garantisco niente, però potrebbe funzionare. Poi adesso vediamo un po' di riassemblare tutto. Benissimo, è il momento della verità. Adesso vedremo se il lavoro funziona. È funzionato. Allora, prima di tutto colleghiamo il vano motore al resto, al corpo della macchina. Adesso controlliamo che ci sia dentro la batteria. Sì, c'è, ok, è quella verde. Accendiamo la macchina, accendiamo il radiocomando. No, non fa per niente un bel rumore. Vediamo cosa ho rotto. Ma sembrerebbe niente. Niente, mi sa che la colla calda ha un po' ceduto, cioè, oppure non l'ho riparata bene, perché vedete, quando vado così fa un sacco di fatica a girare, a scavallare questo punto qui, perché evidentemente non si incastra bene nell'ingranaggio. Cioè, in pratica, accelerando fa questo brutto rumore. Raga, non potete capire, sono troppo felice. È passato un giorno, ieri
avevo provato a ripararla, ma vi ricordate che faceva quello strano rumore? Oggi sono riuscito a ripararla definitivamente. Cioè, insomma, devo ancora rimontarla e ve lo farò vedere, ma vi spiego cosa è successo. In pratica, stamattina mi sono messo lì e ho rimarcato col taglierino i denti degli ingranaggi in modo da accentuare più l'andamento della ruota dentata per poi poter far combaciare bene gli ingranaggi. E ha funzionato meglio di come mi aspettassi, perché adesso funziona e va benissimo, cioè non si inceppa, non niente, è fantastico. Non vi faccio subito vedere come funziona perché prendo un po' di grasso che io lo spruzzo per prevenire eventuali rotture. Ok, andiamo a rimontarla. Ok, adesso montiamo le ruote. Allora, questo era messo così, quindi... Ah, ok, per forza di cose, così. E poi ci andava sopra questo pezzo qui. Tac, così. E poi non dobbiamo dimenticare questo pezzo, che però gli monto dopo. Ah, ok, per questo qui in pratica c'è la scanalatura qui, quindi va in questo modo. Tac, ok. No, raga, mi sono dimenticato sto pezzo prima di chiudere. Mi pareva che avanzassero troppe viti. Ecco, questa vite lunga va sicuramente qua per sorreggere lo spoiler. Tra l'altro volevo anche provare a invertire lo sterzo, perché questa macchina in pratica ha uno sterzo fatto tipo per i mancini, per cui quando io giro a destra in realtà gira a sinistra. Però non voglio fare danni visto che funziona così bene e la tengo così. Ed è per quello che a volte mi va tipo a sbattere a caso, perché magari penso di andare in una direzione e invece va dalla parte opposta. Ok, benissimo. La macchina è accesa e il radiocomando pure. Allunghiamo un po' l'antenna perché così il segnale è più potente. 3, 2, 1. Ok, allora, devo dire che qualche problemino ancora ce l'ha, perché ovviamente una riparazione così ha i suoi rischi. Però, l'ho provata un po' anche adesso, succede molto molto meno di prima. In parte ci sono riuscito, cioè ho attenuato molto di più questo brutto rumore. Mi deve durare finché non compro una stampante 3D, poi ristampo il pezzo. Magari in futuro potreste anche rivederla. Allora, ultime notizie. Ieri mi è venuta l'idea del secolo. Praticamente mi sono chiesto, ma perché la Ferrari, cioè, quando gira all'otto gira bene e quando invece la metto per terra gira male? Perché, cioè, allora, oltre al fatto, perché io cercavo comunque di accelerare piano per non rompere l'ingranaggio, e ho scoperto che quando praticamente si mette per terra le ruote si curvano un po', perché c'è una specie di ammortizzazione, per cui questo determinava, non so in che modo, però non so, andava peggio, andava molto peggio, cioè faceva più spesso quel rumore eccetera, per cui ho avuto l'idea di mettergli dei fazzoletti sotto questa parte qui, sotto qui, non so se vedete ci sono dei fazzoletti, per proprio spingere giù il motore e fare in modo che non ci fosse ammortizzazione. E ha funzionato benissimo, perché adesso ti faccio vedere come funziona. Come avete visto funziona davvero meglio. Anche ieri sera, per tutta la sera, l'ho usata e mi è successo solo una volta. Questo quindi è un grande miglioramento, perché sono riuscito, cioè
al 98% a ripararla. Niente, finché non avrò una stampante 3D dovrò stare attento a non superare la velocità massima e a non cambiare troppo bruscamente avanti e indietro. Per questo video era tutto, non dimenticate di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e attivare la campanella delle notifiche per ricevere in tempo reale tutti i video che pubblicherò nelle prossime settimane. Noi ci vediamo alla prossima, ragazzi, io vi saluto qui, ciao ciao!